Un fine settimana glorioso per lo sport pesarese, che vede Italservice ed Angels ottenere due importanti vittorie in ottica campionato. La squadra di calcio a 5 si aggiudica il match di andata del primo turno dei playoff, battendo in casa 5-2 la Signor Prestito. La formazione, allenata da Fulvio Colini, neo vincitore della Panchina d'Oro, ha fornito un'ottima prestazione portandosi avanti nella sfida, che vedrà le due squadre scendere di nuovo in campo mercoledì, in Basilicata alle ore 16. La partita verrà trasmessa su Rossini TV e in caso di vittoria l'Italservice strapperà il pass per la semifinale evitando gara 3. La partita di sabato è stata una partita molto difficile, come era giusto che fosse, perché quando incominci i playoff, tra l'altro da favorita, hai sempre l'aspetto psicologico a tuo svantaggio. Quindi è stata una partita molto dura, soprattutto all'inizio. Infatti nelle fasi iniziali, soprattutto nei primi 10 minuti, la CMB aveva preso il sopravvento, cioè nel gioco, aveva preso campo ed era normale, ce l'aspettavamo, un impatto così importante, così veemente, così forte della CMB, che comunque un'ottima formazione. Poi dopo però, con il passare dei minuti, la nostra qualità tecnica, tattica è venuta fuori, e quindi così diciamo che la partita è andata in discesa. Storicamente abbiamo visto che nelle prime partite della fase iniziale dei gironi e playoff ci sono sempre delle grandi sorprese, quindi noi dovevamo stare molto attenti a questa insidia. Siamo stati bravi a riprendere in mano subito la partita e poi portarla fino al termine, una partita che abbiamo vinto per 5-2, e adesso mercoledì prossimo andiamo a giocare il ritorno a Matera. Trionfo notevole anche per il football americano pesarese, che pur giocando contro un ostico avversario riesce ad espugnare il campo del Perugia con un successo incoraggiante in chiave playoff. Gli Angels, pur con 5 assenze importanti, sconfiggono per 21-15 i padroni di casa, aggiudicandosi la seconda vittoria nelle prime due gare. Ieri a Perugia è stata una grande prova d'orgoglio di una squadra, gli Angels, che già è arrivata con delle problematiche, con dei giocatori importanti infortunati. Abbiamo vinto una partita bella nel vedersi e anche tatticamente ben costruita dal nostro coach staff. E la seconda partita è un campionato strano, un campionato che doveva per forza ripartire, anche se il Covid ci ha un po' penalizzato, come a tutti gli sport qui in Italia e anche nel mondo. Però i ragazzi hanno avuto la fortuna di riuscire a lottare fino alla fine. Fino all'ultimo secondo poteva essere persa, siamo riusciti ad arrivare all'overtime, e in chiave overtime e di supplementare gli Angels hanno tirato poi gli attributi e sono riusciti a vincere una partita che per il futuro darà importanza anche per l'accesso ai playoff. Per quanto riguarda il basket, stasera andrà in scena l'ultima giornata di campionato per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che sarà impegnata alle ore 20:45 in casa del Brescia. Fuori dai playoff, ma con la salvezza già in tasca, la VL cercherà di concludere bene una stagione comunque positiva.